spazio con lo sguardo qui sul Media Civico delle Contemporanee, torniamo a parlare di un tema che avete già letto sul nostro Media Civico, di un progetto, di un bel progetto che riguarda il porto di Livorno, il porto delle donne. A parlarcene c'è Barbara Bonciani, contemporanea e assessore al porto e all'integrazione città-porto del Comune di Livorno. Intanto, bentornata sul nostro Media Civico. Grazie, buongiorno a tutte e tutti. Allora, quando parliamo di attività portuali, tipicamente ci immaginiamo, braccio di ferro più o meno, come nell'immaginario collettivo, degli uomoni, diciamo, piuttosto corpulenti che svolgono attività faticose. In realtà, anche grazie all'apporto della tecnologia, dell'innovazione anche in questo settore, sono sempre più lavori che possono essere tranquillamente svolti dalle donne, che sono stati anche svolti dalle donne anche in periodi più complessi e meno aiutati dalle tecnologie. Per parlare di tutto questo, appunto, c'è un progetto che sta spingendo nella direzione di, appunto, aprire questo mercato del lavoro così particolare, ma anche così importante, così strategico. L'Italia è una zattera sul Mediterraneo, quindi diciamo i porti sono un elemento strategico della nostra economia, dei nostri commerci, del rapporto con gli altri. E appunto le donne sono le persone adatte appunto per svolgere qualsiasi tipo di mansione, da attività logistiche, da agruista, smarcatrice, addetta alle operazioni di rizzaggio e derizzaggio. Proprio di questo si occupa questo progetto e tra l'altro da quando è partito qualche mese fa ci sono già dei risultati da raccontare. Intanto com'è nata l'idea e adesso a che punto siamo rispetto all'articolo e al pezzo che Barbara Bonciani aveva mandato qualche tempo fa, che è stato pubblicato sul nostro Media Civico. Sì, intanto il progetto si chiama Il Porto delle Donne, le donne nel settore portuale e marittimo, perché no? E l'hashtag è proprio perché no, perché ogni volta che abbiamo intervistato donne portuali e marittime, loro dicevano: ma perché io non posso? Cioè, in realtà ho le stesse opportunità, le stesse competenze e devo avere le stesse opportunità di entrare. Il progetto nasce perché sono un'assessora al porto, sono una delle poche donne che si muove in un ambito di portualità che anche a livello nazionale vede una grandissima presenza maschile a tutti i livelli, sia a livelli apicali con 16 presidenti di autorità di sistema portuale maschi per arrivare, diciamo, ai livelli anche più operativi, no? Quindi in realtà la volontà è stata proprio quella, come dicevi, di mettere in evidenza come la realtà di fatto supera tutti gli stereotipi, la rappresentazione della realtà, perché nell'immaginario collettivo il lavoro portuale è rimasto a 50 anni fa, cioè si pensa ancora che sia un lavoro che necessiti di grande forza fisica, che venga svolto manualmente. In realtà, rispetto a 50 anni fa, l'innovazione tecnologica ha modificato il lavoro, i cicli di lavoro, e oggi il lavoro in porto rimane in piccola parte, certo, manuale per le operazioni di rizzaggio e derizzaggio, ma per il resto è un lavoro che si fa attraverso la guida di grandi mezzi, tra Steiner, Papalini, Gru. E le donne oggi sono già nei porti, svolgono la loro attività, diciamo, in maniera normalissima, come lo fanno gli uomini, lo fanno, devo dire, con grande determinazione e orgoglio, perché nelle interviste che abbiamo raccolto questo è emerso. Le donne sono felicissime di fare questo lavoro, anzi, lo vivono anche come un po' una conquista, no? In un mondo maschile, Certo. lo fanno con forza di carattere, con determinazione, con orgoglio, e addirittura lo propongono ad altre donne come opportunità occupazionali. Quindi ecco, questo è importante, perché tante donne in questo immaginario collettivo di un lavoro pensato solo per i maschi neanche pensano a quel lavoro come un'opportunità. Invece è importante che anche le donne, le giovani generazioni, soprattutto le giovani donne, possano pensare a quel lavoro come un'opportunità, al porto come un'opportunità di lavoro. E chiaramente però bisogna arrivare ad aprire questo luogo di lavoro anche alle donne, quindi c'è da Oh. fare. C'è un elemento di cui discutevamo a microfoni spenti, e cioè che c'è una difficoltà a livello nazionale di reperimento di dati, cioè per capire esattamente quale sia la fotografia, cioè quanto sia il gap occupazionale in questo senso. Immagino non sia, diciamo, sia ancora peggio che in altri settori. Quindi questo, diciamo, necessiterebbe di una fotografia più accurata anche per capire come incrementare.
il tasso di occupazione femminile in questi settori, soprattutto perché, lo dicevamo all'inizio, i porti sono sempre più, saranno sempre di più un elemento importante dell'economia, dei commerci, ma anche turistico, insomma, non è da meno. Poi ci sono ovviamente i porti commerciali, i porti turistici, ma insomma, l'Italia per la sua, diciamo, conformazione geografica e la sua posizione è, diciamo, naturalmente portata adesso a questo rapporto con il mare. Sì, certo, io devo dire, devo ringraziare Asso Porti e il già ministro Enrico Giovannini perché nel 2021 è stato lanciato questo patto di parità di genere in cui, che ha permesso per la prima volta di avere un dato che è quello che nei porti italiani solo l'8% diciamo, delle donne sono occupate nelle imprese portuali. Da lì io ho cercato, come dire, di attivare un percorso di raccolta dati che sto portando avanti. Per esempio, nel porto di Livorno noi abbiamo questa percentuale un po' più alta, abbiamo il 10% delle donne presenti e quindi siamo un po' un porto nord europeo, tanto che poi siamo state invitate anche a Rotterdam a presentare il nostro Ma in progetto. altri paesi europei, diciamo, i porti più importanti hanno che tassi più o meno? Questo, anche questo non c'è dato saperlo, ora chiaramente c'è un dato molto generale, per esempio noi sappiamo dall'OECD che le donne impiegate nelle operazioni portuali a livello mondiale sono il 16% della forza lavoro complessiva, sappiamo che in Italia sono l'8%, però poi ci manca il dato, no, specifico. Qui devo dire c'è un grande lavoro a livello europeo che viene fatto dal Sindacato Europeo dei Trasporti, ma anche da FIPORT, che è la, diciamo, associazione che raccoglie tutti i porti privati. Però ecco, c'è da fare un lavoro insieme molto sistematico per avere dei dati a livello dettagliato. E su questo, devo dire, ci sarebbe un altro strumento che la legge 8494, cioè la legge che regola, che disciplina la portualità dalle autorità di sistema portuale, che è il piano dell'organico porto, in cui si fa una fotografia del lavoro portuale nei porti. E Certo. quei piani degli organici porti non sono tutti elaborati con una disaggregazione per genere. Devo dire che questo nel 2023 non dovrebbe succedere, no? Voglio dire, se tu fai una fotografia del lavoro dei lavoratori che hai nel tuo porto per imprese dovresti anche indicarci, no, quante donne hai, quanti uomini hai, l'età, il genere, il titolo Certo. di studio. Questo non accade sempre e comunque non, le donne non sono presenti in tutti i porti. Questo è perché. A tuo parere è così anche, diciamo, anche se ovviamente è un po' diverso, anche nei porti turistico-commerciali, diciamo, la presenza femminile in varie altre, ovviamente, a varie altre mansioni è scarsa? No, dunque, allora, nel settore, diciamo, turistico legato alle crociere, normalmente la presenza femminile è più ampia perché lì abbiamo tutte, no, le persone che fanno, diciamo, servizi a terra per i crocieristi nell'ambito dell'accoglienza turistica, per esempio anche a Livorno sono molte le donne. In realtà mancano le donne in quelle mansioni che riguardano più, diciamo, lo sbarco e l'imbarco delle merci a livello commerciale e a livello più alto mancano anche in tutti quei ruoli di gestione della portualità, Certo, no? certo, E certo. questo, devo dire, è un po' un elemento che a mio avviso è di grande criticità del nostro paese, perché noi abbiamo anche tante donne manager che potrebbero, come dire, molto Gestire. serenamente ricoprire un ruolo di presidente di autorità portuale, no? Però oggi abbiamo 16 presidenti di autorità portuali, tutti maschi, abbiamo il secondo livello che è il segretario generale nella struttura dell'autorità di sistema, abbiamo 14 segretari generali maschi, due femmine e considerate che comunque i segretari generali sono di nomina dei presidenti, che sono Ecco, tutti faccio maschi. una domanda perché davvero non lo so, e credo non lo sappia anche chi, a meno che, insomma, chi non è appassionato del tema, chi ci segue qui su Contemporanea. Per ricoprire questo tipo di cariche, diciamo più high level ovviamente, che tipo di formazioni, di competenze occorre avere, no? Perché ci si immagina magari, diciamo, competenze più o
del tutto manageriali o del tutto, virgolette, nautiche, quindi. No, nautiche no, la legge è precisa da questo punto di vista e evidenzia che comunque a ricoprire il ruolo di presidente dell'autorità portuale deve essere una persona di comprovate competenze anche di tipo manageriale. Quindi in realtà, cioè, chiaramente immagino che possa essere, come dire, valutato positivamente chi ha già ricoperto, come dire, ruoli anche chiaramente nell'ambito della portualità o comunque afferenti, perché l'ambiente. Chi svolge attività, diciamo, legate alla viabilità di un porto, quindi chi entra, chi esce, chi attracca, lì invece ovviamente occorrono competenze, immagino, più specifiche legate al settore nautico, che tra l'altro è un settore molto importante in Italia, e anche quello, non, diciamo, così a naso, direi, non proprio frequentatissimo dalle donne. No, allora, il settore marittimo, se si intende, diciamo, le donne imbarcate, questo è un altro cruccio per il nostro paese, no? Perché comunque abbiamo più di 8.000 km di costa e non sappiamo, per esempio, anche questo, io sto cercando di avere questo dato, quante donne sono imbarcate, cioè quante donne sono registrate negli uffici gente di mare, no? Nell'ufficio di collocamento delle capitanerie. Comunque sappiamo che a livello mondiale le donne marittime, cioè le donne imbarcate in navi passeggeri, e commerciali non arrivano neanche al 2% della forza lavoro complessiva. Noi, per esempio, a Livorno abbiamo È l'onore di aver. diciamo generale effettivamente, no? Quindi diciamo un follow-up su tutto il settore portuale e marittimo sarebbe urgente da fare anche per, insomma, invertire la tendenza. Sì, intanto il dato perché è la prima cosa su cui possiamo agire, no? Poi ci sono tutta una serie di questioni da risolvere. Oggi, per esempio, nell'ambito marittimo siamo in un momento in cui l'armamento, cioè, lamenta di non trovare marittimi, allora quale migliore occasione per cercare di far entrare le donne? Noi abbiamo intervistato nel nostro sito web del Comune di Livorno, il Porto delle Donne, trovate tutte le interviste alle donne marittime e portuali. Abbiamo intervistato Luciana Cambiaso, che è una delle prime che ha cercato di entrare nel mondo marittimo, c'è riuscita grazie all'aiuto di una persona poi che ha interagito per lei, perché lei andava a chiedere: ma io mi voglio imbarcare? E gli dicevano: no, noi le donne non le vogliamo. Quindi lei stessa racconta, no? Poi insomma è stata un po' una apripista, però ancora le donne sono a bordo, sono poche, e soprattutto in determinate mansioni come ufficiali di macchina sono poche, quindi È anche su. un settore che è soggetto, diciamo, a un lavoro stagionale o magari, come si pensa nel settore, per esempio, turistico, più soggetto al periodo estivo a, diciamo, picchi di occupabilità e occupazione. Quindi anche per questo può essere, diciamo, interessante, perché ci sono lavori che possono essere anche fatti o fissi, un modo fisso o per un determinato periodo di tempo. No, in realtà il lavoro portuale è un lavoro continuativo a turni, è un lavoro molto flessibile perché è legato all'arrivo della nave, quindi viene fatto con squadre, quindi con magari 8 persone per far capire, che vengono chiamate in 4 turni, quindi dall'alba, diciamo, al tramonto, cioè lavorano 24 ore su turni. E quindi no, è un lavoro continuativo. L'imbarco è un lavoro, diciamo, più impegnativo per una donna, indubbiamente, perché l'imbarco ti porta normalmente 3 mesi, 4 mesi Wow. a bordo di una nave in cui non ti puoi portare i figli perché non ce li puoi portare con te perché non è possibile, come ci spiegavano le lavoratrici. E quindi questo effettivamente è un tipo di lavoro che per una donna è fortemente impegnativo, però voglio dire, è una scelta, deve rimanere una scelta. Assolutamente, tra l'altro anche nelle forze, diciamo, dell'ordine, c'è cioè il tema della Guardia Costiera che veniva toccato, quindi anche a livello, diciamo, istituzionale. Ci sono diverse donne che si imbarcano anche, per esempio, sotto il Ministero degli Interni. Mi è capitato di parlare con diverse di loro a bordo della nave Dattilo, dove ho avuto il piacere di moderare un incontro, e che sono navi che poi sono anche ovviamente fatte per, state, diciamo, acquistate con fondi europei per
per operazioni di salvataggio e di pattugliamento dei mari, e moltissime di queste donne, giovanissime tra l'altro e molto brave, avevano appunto determinato il salvataggio di moltissimi migranti nel Mediterraneo. Quindi, insomma, per farvi capire che in realtà quando parliamo di mare è un settore davvero ampissimo, che va appunto dalle attività portuali più tecniche fino appunto a lavorare accanto con o per le istituzioni in operazioni di salvataggio, o ancora nel settore turistico, che è molto soggetto poi alle impennate del periodo estivo, alle navi da crociera, ma anche alle attività che nei porti, soprattutto quelli turistici, si stanno via via sviluppando, diciamo più classiche o collaterali. Ma torneremo a parlarne, anche perché ovviamente se Barbara Bonciani riuscirà, e noi proveremo a darle una mano a recuperare un po' di dati, sarebbe interessante arrivare anche a un appuntamento pubblico per fare un follow-up, una panoramica di quello che succede in Italia, e aiutando, come sempre fanno le contemporanee, a spingere perché anche i settori più classicamente appannaggio maschile diventino aperti e innovativi anche dal punto di vista della presenza femminile. Intanto davvero grazie a Barbara Bonciani, che ricordo è assessore al porto dell'integrazione città-porto del comune di Livorno e appunto tra le animatrici del progetto Il Porto delle Donne. Intanto bocca al lupo e complimenti. Viva il lupo e grazie. Alla prossima.